È Aleteia Edizioni, e Mario Borghi. Aleteia Edizioni e Mario Borghi. Beh, io sono Serafino Massoni e 15 o 20 anni fa avevo pubblicato questo celebre pamphlet e editori e scrittori. Ma quando io pubblicai questo celebre pamphlet, che è stato recensito persino dal Corriere della Sera, e voi potete andare a vedere, se voi andate sul mio website personale, il mio website personale è questo qua, www.massoniserafino.it. Se voi andate sul mio website personale, voi lo potete leggere gratis, questo mio pamphlet, editori e scrittori. Lo potete persino scaricare gratis, tutto gratis, perché Serafino Massoni fa tutto gratis. Beh, io quando lo pubblicai 15-20 anni fa, ancora non c'era Aleteia Editore, e forse non si parlava neanche di Mario Borghi. Il fatto è che l'editore della casa editrice Aleteia mi ha inviato un post dove si parla di Mario Borghi. Siccome io non conosco Mario Borghi, e sono andato a vedere chi è Mario Borghi, e ho visto che Mario Borghi ha pubblicato dei libri, ma siccome io sono un intenditore di questioni editoriali, lo testimonia questo mio pamphlet, editori e scrittori, perché ripeto è stato recensito persino dal Corriere della Sera, e me ne intendo di questioni editoriali, e ho visto che Mario Borghi ha pubblicato 2, 3, 4 libri, però io Serafino Massoni sono sicuro che le case editrici per le quali Mario Borghi ha pubblicato i suoi libri sono case editrici, ipotesi, uno può fare delle ipotesi, siccome io conosco il mondo editoriale, lo conosco. Allora, qua io dico, sostengo, ipotizzo fondatamente, e mi scuso se mi sbaglio, che le case editrici per le quali ha pubblicato Mario Borghi sono case editrici a pagamento. Qua lo dico, e se mi sbaglio mi scuso in anticipo, però è difficile che Serafino si possa sbagliare. Serafino Massoni ha pubblicato questo celeberrimo pamphlet, editori e scrittori, che è stato recensito persino dal Corriere della Sera, e la recensione che il Corriere della Sera ha fatto di questo mio pamphlet, voi la trovate sul mio website personale, come ve lo devo dire che il mio website personale è questo qua, www.massoniserafino.it, come ve lo devo dire? Mi devo forse tagliare la gola? Io ho un website personale che è www.massoniserafino.it e lì trovate tutto di me e anche le recensioni che hanno fatto delle mie opere, trovate tutto. E il primo a recensire le mie opere, editori e scrittori, ma anche La Lama e la Rosa, è stato il Corriere della Sera, ma tanti altri, capito? Tanti altri. Beh, insomma, l'editore di Aleteia Edizioni, che si chiama Federico Gabbiano, mi ha mandato un post relativo a questo Mario Borghi. Io questo post ve lo metto come link di assunto di questo video, così voi lo potete leggere personalmente e fare personalmente le vostre personali considerazioni. Non si dicono cose belle di questo Mario Borghi, capito? Va bene, caro Federico Gabbiano, Il fatto è, Federico Gabbiano, che io il mondo editoriale lo conosco meglio di qualsiasi altro, e infatti a testimoniarlo c'è questo mio celeberrimo pamphlet di 15 o 20 anni fa, editori e scrittori, che è stato recensito persino anche dal Corriere della Sera, dal quotidiano
Il Corriere della Sera, ok, Aleteia Editore, ok, Federico Gabbiano Faccioli, ok, Mario Borghi, a voi tanti cari saluti da Serafino Massoni, che è questo qua, vedete chi è Serafino Massoni, e con Serafino Massoni non si scherza, ok.